Probabilmente dovrei imparare a scegliere meglio i giorni nei quali cucino al barbecue, anche perché se vedete come ho messo il mio Regal 490 e la base da lavoro, capite esattamente che le condizioni non è che siano proprio ottimali per fare delle ricette, soprattutto delle ricette lunghe come in questo caso. Ricetta lunga perché a disposizione ho un pulaster da oltre 2,5 kg, arrivo ovviamente dal mini market delle carni. E lo voglio fare con la lattina di birra, con la birra nel sedere. L'ho già fatto, è vero, ma voglio oggi farlo sul keg. Se non ricordo male, l'avevo fatto su Signet la prima volta, sotto la tenda, in modo tale da non lavarmi completamente. Utilizzerò la carbonella, quindi in realtà i bricchetti di carbone, e cercherò di dare un'ulteriore nota di affumicatura con questi legnetti. Questi legnetti, vedete che sono estremamente piccoli. Ed è questo il motivo per cui, su indicazione del produttore, li ho lasciati in ammollo per qualche ora. Ma qual è il produttore? Il produttore è italiano, è Ferri. In questo caso i miei legnetti affumicatori sono di faggio. Vedete che bella la confezione, bello il tappo, insomma, bello il packaging. E sempre di Ferri utilizzeremo il rub per il pollame. Rub per il pollame a base rossa, per cui con la paprika. Che contiene la paprika, il coriandolo, lo zucchero di canna, la curcuma, il peperoncino, il rosmarino, il sale marino, l'aneto, la cipolla e l'origano. In sostanza, che cosa dobbiamo fare? Anzitutto, qui andremo a mettere della birra fino ai limiti, naturalmente, e magari una testa di aglio schiacciata. Poi, qui invece, andiamo a passare un velo di olio extravergine d'oliva e poi a rabbare. Per fare in modo che durante la cottura la pelle diventi bella bella secca. Accenderemo il nostro keg intorno ai 180 gradi più o meno e semplicemente aspetteremo. Ci aiuteremo come sempre con il meter perché, come sapete, sul pollame abbiamo bisogno che la carne sia ben cotta per non finire all'ospedale. Andremo a mettere il meter nella parte più spessa del petto, quindi questo ci aiuterà poi per deduzione a capire che tutte le altre parti saranno cotte a puntino. Allora, utilizziamo anche una nuova smoking box. Mentre qui vedete un packaging, se non sapete cosa regalare a Natale, un bel mix di rub. Sì, non mi rendo conto che sia estate, sia un po' presto, però compleanno di qualche griller farete sempre la sua così felicità. Rub ovviamente per il pollame, per la carne rossa, per le ribs, eccetera eccetera. Allora, si pone un problema. Devo accendere il mio keg. In teoria, come sapete, la mia pigrizia mi porta a utilizzare spesso, che cosa? Il fornello laterale del Regal 490. Potrei farlo anche stavolta. Ovviamente mi laverò, ma d'altronde, come ci siamo detti all'inizio, si griglia e si pranza da eroi. E allora andiamo a farlo. Vabbè, dai, facciamo gli eroi un'altra volta. Adesso ovviamente ho messo delle placchette accendifuoco, ho riempito tutto il mio canestro, forse ho messo fin troppo i bricchetti, però alla peggio tanto gestirò i flussi di vent in e vent out e potrò ovviamente andare a riutilizzare tutti i bricchetti che mi saranno avanzati. E questo è una delle comodità del Kamado in generale e soprattutto del Broil King Keg. Allora, adesso posso andarmi a lavorare tranquillamente il pollo che ho qui. La birra. Allora, coscienza sporca. Allora, questa la fa un mio amico, ragazzi, che mi ha detto: perché non provi a farti una birretta? Ho detto: tesoro mio, basta che mi dai le birrette, io me le bevo, non è che mi faccia dei grandissimi problemi. Oh, per sicurezza, proviamola prima. Spettacolo. La vita non ha sapore senza peccato. Concordo. Allora, quindi avete capito, se avete bisogno di informazioni su questa birra, mi chiedete e io vi indirizzo diretti, diretti, belli, belli da Stefano. Allora, riempiamo il supporto della birretta
per il mio pollo fino ai buchi. Il resto ce la ciucciamo mentre cuciniamo. Sì, lo so, prima ho detto una testa, ma in realtà mi serve uno spicchio. Basta, avanza. Aggiungiamo ancora un pizzico di birretta. Ok, allora, che paura! Ok, adesso ci serve l'olio. Intanto andiamo a parcheggiare il pollo direttamente qui, così poi lo lavoriamo come un pezzora. Ok, il mio pollo è sul supporto, ovviamente la birra, come vi ho già detto, vi ho già fatto vedere, è dentro. L'unica cosa che devo fare prima di mettere l'olio e il rub è andare a tappare questa parte, semplicemente perché poi dovrà andare a cuocersi, diciamo, come se fosse chiuso, per cui tra virgolette sigillato. Questo consentirà alla birra di fare la sua azione e quindi di tenere sempre bello morbido e bello umido il mio pollo, che intanto si cuocerà. Andremo a porre il nostro meter qui, lo faremo scendere, bel pettone, quindi non dovremmo avere particolari controindicazioni. Ovviamente io ho un pollo da oltre 2,5 kg che arriva dal mini market delle carni, come sempre. Voi potreste anche prenderlo più piccolo, nel caso ovviamente i tempi di cottura scendono. E attenzione sempre a dove posizionate il termometro, semplicemente perché se andate su una parte con poca carne rischiate poi di avere crude determinate parti del pulaster. Ok, pronti all'operazione olio. Adesso mi aiuto con il guanto e vado a massaggiare bene il pollo in modo tale che poi il rub aderisca alla perfezione. Una cosa importante, se doveste vedere della peluria o qualcosa del genere, mi raccomando, andate a toglierla. Ok, come vedete ho sigillato il collo, quindi adesso posso andare a mettere il rub. Ecco il mio rub, si è sprigionato subito un gusto pazzesco. Adesso vado a metterlo e cospargo l'intera superficie. Noi ci vediamo quando avrò finito, 3 mesi più o meno. Ok, ecco qui il mio pollo pronto per andare in cottura. Ovviamente devo ancora aspettare che siano belli accesi tutti i brecchetti. Intanto vado a inserire il mio meter, vedete l'ho già collegato, 18 gradi a temperatura esterna, e andiamo, come ci siamo detti, a metterlo qui, così, come una bandiera sulla luna. 17 all'interno, magari adesso scende di qualcosa e siamo a cavallo. Adesso noi andiamo a impostare la cottura. Pollame, pollo intero, c'è a 75, avviamo e via. Adesso con calma, poi tutto si stabilizzerà, salirà l'ambiente quando andrò in cottura e mi darà anche la stima del tempo di cottura, come sempre. Allora, voi non lo vedete, ma io ho schermato la mia cottura diretta, l'ho trasformata in indiretta con la solita water pan. Adesso vado ad aggiungere dell'acqua e intanto, già che ci sono, vado ad aggiungere la mia smoking box che utilizzerò, così almeno intanto faccio prendere un po' di temperatura e vado un attimo anche a stabilizzare. Devo ovviamente aprire le vent out, le apriamo tutte e aspettiamo che salga un po' la temperatura, la stabilizziamo, come abbiamo detto, intorno ai 180. Allora, mi sto avvicinando ai 175, quindi io inizio ad andare a mettere il pollo. Lo metto mentre sta salendo la temperatura, così almeno mi porto avanti. Adesso non mi resta altro che aspettare che risalga e stabilizzarla. Lasciamo lì e vediamo dove arriviamo. Ovviamente ci aiutiamo sempre con il nostro meter. Allora, il maltempo intorno a noi continua a imperversare, ve lo faccio vedere, anche perché sembra veramente di essere dal fronte dove c'è il maltempo, quando ti mandano inviato a seguire le alluvioni. Però la cosa buona è che il mio keg è rimasto a temperatura costante
380 e 200, e soprattutto dopo 1 ora e 42, però dovete tenere conto, ragazzi, che i primi 20 minuti sono stati quelli che ha passato direttamente nel pollo ancora fuori dal keg, per cui diciamo 1 ora e 20. A 188 con obiettivo 75 siamo arrivati a 72 gradi. Allora, ho quasi timore di farvelo vedere, però adesso lo facciamo lo stesso. Vedete che cosa ho fatto sulle ventole di ingresso, l'ho messa a metà, e di uscita, l'ho messa a metà anche quella. Questo mi ha dato la possibilità di stabilizzare la temperatura, come sempre, ve lo racconto, cerco ogni volta. Quando si va a utilizzare un prodotto del genere, non andate mai oltre la temperatura che vorrete mantenere. Perché? Perché sarà molto complicato abbassarla. Adesso, allora, vi faccio vedere velocemente com'è diventato il pollo. Il pollo è diventato così, per cui super cotto sembra. Diamo ancora un pochino di tempo al tutto per arrivare a 75, poi lo togliamo e vediamo che cosa succede. Intanto, ovviamente, le mie piccole chips si sono scaldate, sono partite e sono già finite, da un punto di vista di combustione. Però fortunatamente sono durate abbastanza, non ve l'ho fatto vedere, ma sono durate abbastanza per andare ad affumicare nella prima fase di cottura al pollo. Vediamo se sarà stato sufficiente o meno. Ragazzi, eccolo qua. E la cosa carina è che vedo anche lo smoke ring lì direttamente vicino al petto. Non ci rimane altro che tagliarlo e provarlo. Allora, vedete che sto bagnando dappertutto, però la cosa bella è che è davvero cotto. Quindi adesso lo assaggiamo. Pezzettino. Oh, sembrerebbe cotto. Ragazzi, è cotto! Via mangiare. Allora, sono molto soddisfatto perché ho lavorato in condizioni totalmente precarie, visto il meteo, quindi è stata una sfida in più su una ricetta che avevo già fatto, ma che ha dato una spinta di gusto in più grazie al rub che ho utilizzato, vi ricordo, il poultry rub di Ferri, e anche le legnette di faggio che ho utilizzato, che ovviamente si sono bruciate e quindi mi hanno dato quella nota di affumicatura che si è unita a quella naturale dei bricchetti di carbone che ho utilizzato. Una cottura che mi ha portato via circa 40 minuti di preparazione e 1 ora e mezza di cottura, per cui fatevi bene i vostri conti per arrivare all'interno a una temperatura di 75 gradi. Quindi ho mangiato un prodotto veramente buono, veramente di qualità e soprattutto pieno di gusto, perché i grassi si sono sciolti, sono finiti dentro, ve lo faccio vedere, sono finiti dentro la mia lattina, e tutto questo poi sarà da pulire, ovviamente, però diciamo che la birra ha irrorato bene, quindi si sente la birra, si sente la affumicatura e si sente ovviamente il sapore del rub oltre al pollo. Sì, sono tornato dentro perché poi ho iniziato a prendere così tanta acqua che insomma mi sono fermato. Quindi vi ricordo soltanto in chiusura bbq.ferridal1905.com per trovare il rub che ho utilizzato io e anche ovviamente i legnetti. I contatti invece sono sempre quelli: luca@bbcool per tutte le domande che vi vengono in mente sul mondo del barbecue, diana@bbcool per tutte le informazioni commerciali per diventare partner se volete di bbcool. Il Bornos e BB Cooler ovviamente via Direct su Instagram per tutte le immagini delle vostre grigliate. Ragazzi, ci vediamo. E noi domani andiamo a farci un coniglio, però non lo facciamo a casa, lo facciamo al BBQ Lab e utilizzeremo il Traeger. Quindi ragazzi, domani ore 11 sapete cosa fare. Se non l'aperitivo, quello dopo o durante, visto che sarà un video lungo.